Il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano fa da sfondo alla nuova edizione di Travel News 24, nato nel 1953 e ora uno dei musei tecnico-scientifici più importanti d'Europa. Da qui parte la nuova edizione di Travel News 24. Alle mie spalle lo storico treno a vapore Gamba Delaine che sostituì il tram a cavalli agli inizi del Novecento per trasportare le persone dalla periferia al centro di Milano. E adesso da qui io vi do la prossima notizia. Andiamo vicino a Lucca, in Toscana, per scoprire l'antro della Corchia. Così si chiama questa grotta attrezzata con percorso turistico che vanta anche il primato di essere il più vasto complesso carsico ipogeo in Italia. Si trova esattamente alle Vigliani di Stazzema. Al suo interno si snodano ben 53 km di gallerie e pozzi e il dislivello tra il fondo della grotta e la sua apertura più elevata è di 1187 metri. Un itinerario di circa un chilometro permette ai turisti di addentrarsi in questo mondo sotterraneo e raggiungere il cuore della montagna e vedere così da vicino il reticolo di rocce formatosi nei millenni. Allora non perdetevi questa meraviglia nei pressi di Lucca. Ci troviamo all'interno del nuovo spazio eventi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Pensate, quando questo edificio era una caserma, questa era una scuderia. E ora la prossima notizia. Fa parte del circuito dei paesi del pane, non poteva che essere così visto anche il suo nome. In latino era Monte Sicalis, ovvero Monte della Segale, per le coltivazioni di graminacee che erano particolarmente diffuse sulle alture della zona. Parliamo del borgo di Monte Segale, vicino a Pavia. Il paese è molto bello, con un imponente castello, e poi da lì partono sentieri naturalistici, segnalati con frecce, per passeggiate tra colline e boschi. C'è anche l'itinerario delle fonti, che raggiunge le antiche fontane delle diverse località della zona. In particolare viene segnalata l'antica fonte di Sarsego, nota per la bontà delle sue acque. Per organizzare eventi all'interno dell'edificio potete chiedere informazioni scrivendo alla mail eventi@museoscienza.it. Questa è la sala motori del sottomarino Toti, qui a fianco a me Iannuzzu e Turiddu, questi i nomi dei due motori. Adesso vi do la prossima notizia. Andiamo vicino a Parma per scoprire l'immenso patrimonio del centro studi e archivio della comunicazione curato dall'università. È un vero e proprio museo dedicato appunto alla storia e alle tecniche della comunicazione nei più differenti ambiti. Sono oltre 12 milioni i pezzi qui custoditi nelle differenti collezioni, spettacolo e media, ad esempio, oppure arte e fotografia, tutto in una location d'eccezione come l'Abbazia Cistercense di Valserena. Il percorso espositivo è stato rinnovato alla fine dello scorso anno al sito csacparma.it. Si trovano giorni e orari di apertura. Saluto Iannuzzu e Turiddu, buona giornata ragazzi! Il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che se avete informazioni, notizie, curiosità, scriveteci a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.